Per esempio, mi riferisco, se posso ancora parlare qualche minuto, mi riferisco appunto alla questione dell'aborto. Io ho partecipato alla lotta per la 194 in maniera molto frequente, vivace, attiva, non sostenendo mai che l'aborto è un diritto, ma che l'aborto è una facoltà. Cioè, a certe condizioni una società decide che è possibile e legittimo interrompere una gravidanza, ma questo non costituisce il diritto all'aborto, perché non si può avere per diritto una cosa negativa. I diritti sono l'affermazione di cose positive. La facoltà significa che è possibile a una società organizzata non solo dire questo è giusto, questo è sbagliato, ma a certe condizioni anche questo che non giudichiamo si può fare. E infatti la 394 si intitola non per caso per la tutela della maternità e sull'interruzione della gravidanza. Per indica un fine, ma sul è solo argomento, è l'argomento della interruzione di gravidanza, che a certe condizioni è una facoltà. Quando mi si chiede appunto di modificare la 194, io mi infurio con una bella per l'appunto, perché abbiamo tanto lottato per uscire in questa difficile situazione, che ristabilire proprio questo punto giuridicamente sottile e importante, ma rigoroso, che esiste questa facoltà e lo Stato deve garantire che venga eseguita. Quindi la legge 194 non è attuata, ma non è che bisogna modificarla, bisogna attuarla per l'appunto, a proposito di quello che è successo a Roma qualche giorno fa. Si tratta appunto di riconoscere, non di battersi per il diritto all'aborto, perché appunto è sbagliato considerare un diritto, ma perché la facoltà di abortire quando è riconosciuta dalla legge vigente deve essere eseguita. Quindi non si può accettare che da Verona escano dei discorsi che dicono si può abortire oppure non si può abortire, diventa un divieto. Questo è un ritorno all'indietro, è un ritorno al Medioevo, non lo so, perché il Medioevo ha fatto anche delle cose molto importanti. Poi Medioevo vuol dire età di mezzo tra cosa? Tra l'antichità e la modernità, non è che non è altro, insomma, è un periodo di grande complessità, cioè, nell'interno del quale periodo sono affermate molto le religioni, che sono dei fatti storici importantissimi, non si può studiare la storia senza studiare la religione, tutti i popoli hanno avuto una religione.